Buongiorno ragazzi, entriamo nell'unità di apprendimento 4, quindi abbiamo appena finito i capitoli sui tentativi assolutistici nei principali stati europei. Entriamo in un nuovo secolo, il 1700, un secolo diviso in due. La prima metà del 700 segnata da guerre molto importanti, e poi vedremo invece la seconda metà del secolo segnata da grandi rivoluzioni. In questa metà di apprendimento l'Europa è sconvolta da guerre, da conflitti, causati soprattutto dalla debolezza politica di alcune zone dell'Europa, sulle quali cercano di prendere potere le principali potenze europee, desiderose di aumentare la loro potenza, la loro forza, soprattutto attraverso soluzioni dinastiche, cioè facendo succedere ai re che morivano in alcune zone d'Europa dei re o direttamente imparentati o favorevoli comunque alle principali potenze europee. Questo periodo di guerre si chiamano guerre di successione, cioè la guerra di successione spagnola, poi quella polacca e poi quella austriaca. In seguito ci sarà la guerra dei 7 anni, che è una guerra molto particolare che vedremo. In seguito studieremo il colonialismo europeo, come si sviluppa. Oramai si parla di un colonialismo presente da 200 anni, è una grande opportunità per gli stati europei, e vedremo come gli stati europei cominciano a situare il loro dominio su varie parti del mondo conosciuto. Per ultimo termineremo con una panoramica della situazione degli stati europei nella prima metà del Settecento, con i nuovi equilibri che cominciano a formarsi. La situazione generale. Abbiamo detto che i primi 50 anni di storia vedono il succedersi di continui conflitti dinastici: guerra di successione spagnola, guerra di successione polacca e guerra di successione austriaca. Ma il più grande conflitto di questo secolo è quello fra Francia e Inghilterra, perché è un conflitto su scala mondiale, cioè si combatte sostanzialmente in tutto il mondo, non solo in Europa, ma anche nei possedimenti coloniali. Questi conflitti dinastici, come abbiamo visto nel secolo precedente, non riguardano solamente l'Inghilterra, perché con l'Act of Settlement l'Inghilterra si era tirata fuori dai conflitti dinastici, aveva stabilito, come abbiamo visto, la sua linea di successione. Da una parte abbiamo in questo conflitto l'Inghilterra, che era interessata a difendere una situazione consolidata oramai, e la Francia invece desiderosa di imporsi come nuova potenza continentale e mondiale. Questo secolo si concluderà con la sconfitta sostanziale dei francesi e il definitivo affermarsi dell'egemonia coloniale inglese, che andrà verso la formazione di quello che un secolo dopo diventerà l'impero britannico. Un altro fatto importante di questo secolo è che la Spagna viene definitivamente esclusa dalla competizione, diventa uno stato di secondo ordine. E il grande alleato della Spagna, l'impero, che comincia a perdere pezzi dei suoi domini, oramai completamente incentrato sulla potenza asburgica, quindi sulla zona austriaca dell'impero. Vediamo una per una le principali guerre di questo periodo. La prima è la guerra di successione spagnola. Alla morte di Carlo II, re di Spagna, Luigi XIV, il re Sole che abbiamo visto precedentemente, scopre che il re designato era Filippo d'Angiò, un suo nipote, che si insedia col nome di Filippo II. Il maggiore imperatore, il maggiore avversario di Filippo II e di Luigi XIV era l'imperatore, no? L'impero, vedete qui un'immagine che vi ho messo con l'impero, la Francia e il tentativo di imporsi sulla zona spagnola. Abbiamo sicuramente un timore da parte delle potenze europee che la Francia, nell'epoca di Re Sole, una Francia molto spinta, molto propensa a dominare sul continente europeo, prendendosi anche la Spagna come legame dinastico, potesse rafforzarsi fin troppo. Quindi inizia la prima guerra, la guerra di successione spagnola. Dura 9 anni, dal 1702 al 1711, è una guerra sostanzialmente senza vittorie risolutive. Da una parte abbiamo la Francia e dall'altra tutte le grandi potenze, abbiamo detto, preoccupate per lo strapotere francese. Luigi XIV però è in difficoltà.
ma un fatto avviene a salvarlo. Nel 1711 l'arciduca Carlo eredita l'impero, cioè colui che doveva essere, secondo l'imperatore, il discendente, quindi il vero re spagnolo, diventa imperatore. A questo punto gli altri stati europei hanno paura che l'imperatore, acquisendo anche il regno di Spagna, ricostituisca quell'enorme impero che era già stato, l'abbiamo visto l'anno scorso, di Carlo V. Quindi tutte le principali potenze europee si ritirano dal conflitto e nel 1713 viene stipulata la pace di Utrecht. Chi ci guadagna? In particolare ci guadagna l'Inghilterra, che riesce ad ottenere il possesso di Gibilterra, quindi dello stretto che vegliava sui traffici marittimi tra l'oceano e il mar Mediterraneo, quindi molto importante per l'Inghilterra. E soprattutto all'impero austriaco vanno i possedimenti italiani che erano della Spagna. Quindi per noi è molto importante perché l'Austria, dopo 200 anni di dominio spagnolo, si sostituisce alla Spagna nel dominio dell'Italia e gli austriaci diventeranno, poi vedremo alla fine dell'anno, i veri nemici dell'unità italiana. Un altro piccolo stato che comincia a diventare importante, lo vedremo poi successivamente, è il Ducato di Savoia, un piccolo ducato che ha i suoi territori all'incirca qui, tra possedimenti francesi e possedimenti italiani in Piemonte, acquisisce la Sicilia e la scambia immediatamente con la Sardegna. Il Ducato di Savoia cambia nome, diventa regno e diventa Regno di Sardegna. Vedremo poi che i Savoia saranno appunto i re che poi unificheranno l'Italia. Un altro piccolo ducato che comincia a aumentare la propria importanza, vedremo successivamente, è proprio il Ducato di Prussia, invece nel nord della Germania, tra la Germania e la Polonia. Diventa anche lui da ducato a regno. Federico I, grande re di Prussia, farà diventare questo piccolo principato uno dei principali protagonisti della storia futura. La seconda guerra è la guerra di successione polacca. Abbiamo detto che queste guerre scoppiano in territori deboli. La Polonia è una delle zone più deboli, è proprio al centro dell'Europa. Ed è da sempre contese. Inizia così, come vi ho fatto vedere, la spartizione polacca. Questo è un quadro dove si vede l'aquila tedesca che uccide un polacco, un discendente, un monarca polacco. È una guerra di successione. Vede quindi un candidato appoggiato da Francia e da Spagna, dall'altra parte un candidato appoggiato dall'Austria. Pur essendo una guerra di successione polacca, viene combattuta soprattutto in Italia. È un ulteriore colpo dopo la guerra dei 30 anni che avevamo visto all'inizio dell'anno all'economia, alla floridità dello Stato, degli Stati italiani. La guerra si conclude anche questa dopo 5 anni, senza soluzioni particolari, con il Trattato di Vienna del 1738. Anche questo è importante perché dopo che l'Austria aveva preso i possedimenti spagnoli in Italia, gli Asburgo, cioè i regnanti dell'impero austriaco, mettono sul suolo italico le principali dinastie a loro amiche, cioè i Lorena, gli Asburgo-Lorena in Toscana, e i Borbone a Napoli. Quindi soluzioni, si comincia a prefigurare quello che poi vedremo più avanti, cioè una divisione dell'Italia sotto il dominio austriaco. L'ultima guerra di successione è la guerra di successione austriaca, 8 anni, 1740-1748. Siamo nel 1713, facciamo un passo indietro. Carlo VI, l'imperatore, aveva imposto alla nobiltà imperiale la prammatica sanzione, nella quale stabiliva che l'eredità dell'impero poteva andare anche per discendenza femminile. Lui non ha figli maschi, ha solo una figlia, Maria Teresa, andando contro la tradizione austriaca che voleva imperatori solo maschi, solo di discendenza maschile. Ovviamente, nonostante questa legge, nel 1750 il Regno di Prussia contesta l'avvento al trono dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e dichiara guerra, occupando dapprima la Slesia, che è una regione tra la Germania e la Repubblica Ceca, ma soprattutto una regione ricchissima di giacimenti minerari. Ricordatevelo perché la Slesia, con i suoi giacimenti, sarà importantissima nel futuro sviluppo della Prussia.
L'espansionismo della Prussia è una novità, è uno stato nuovo, non se n'era ancora sentito parlare, diventa un qualcosa di importante all'interno dello scacchiere militare e politico europeo. La guerra di successione austriaca viene combattuta da Prussia e Inghilterra, una nuovissima alleanza che durerà moltissimo e permetterà ai due stati di dominare l'Europa fino alla prima guerra mondiale, e dall'altra parte l'Austria e la Francia. Si arriva alla pace di Aquisgrana, nella quale la Prussia ingloba la Slesia. Abbiamo quindi la definitiva affermazione austriaca in seguito a questa guerra, ma soprattutto l'affermarsi della Prussia come nuovo protagonista europeo. L'ultima guerra, che non è una guerra di successione, è la conclusione di questi primi 50 anni di guerra, che aveva visto sempre scontrarsi Francia e Inghilterra. In questo caso la guerra dei sette anni è chiamata la prima guerra mondiale, perché è una guerra, come vedete in questa mappa, che non si combatte solamente sul continente europeo, ma si combatte anche nel continente americano soprattutto, ma anche negli ulteriori possedimenti coloniali che i due stati avevano in Asia. A dare il via a questa guerra però non sono né Inghilterra né Francia, è la Prussia. Vedremo successivamente che cos'è la Prussia, ma è un piccolo stato, però dotato di un forte potere centrale, di un piccolo ma assolutamente organizzatissimo esercito, che è in grado sul continente europeo di tenere in scacco, cioè di non farsi sconfiggere dalle principali potenze europee, soprattutto Russia e Austria. Mentre il principale alleato della Prussia, cioè l'Inghilterra, sconfigge la Francia in quasi tutte le battaglie che si combatteranno sia in Asia che nell'America del Nord. In particolare nell'America del Nord questa guerra viene chiamata franco-indiana, perché i francesi si alleano agli indiani, ma vengono sconfitti dagli inglesi e dai loro alleati, cioè le colonie americane. I britannici, cioè gli inglesi, ottengono di cacciare i francesi dal continente americano, esclusa la zona della Louisiana, e quindi impongono il loro predominio sull'America del Nord, e facendo così l'Atlantico, il mare Atlantico, visto anche l'indebolimento della Spagna, diventa sostanzialmente un mare inglese. La tratta degli schiavi, che abbiamo visto l'anno scorso, che è il principale motivo di reddito nelle imprese coloniali, passa dalle mani degli spagnoli a quelle degli inglesi, e gli inglesi ne trarranno enormi benefici. Quindi andiamo a vedere cos'è il colonialismo. Vediamo un po' come si sono situati gli stati europei nelle varie zone del mondo. In Asia cosa abbiamo? L'unico possedimento spagnolo sono le Filippine, le vedete qua in azzurro. Mentre l'Oceano Indiano era stato dapprima dominato dai portoghesi fino al 600, in seguito dagli olandesi con la loro compagnia delle Indie Orientali, fino al 1670, quindi poi in tutto il XVIII secolo, quando gli inglesi cominciano a piantare basi coloniali nelle zone principali dell'India e del sud-est asiatico e sostituiscono gli inglesi come dominatori dell'Oceano Indiano, quindi delle principali rotte commerciali dei ricchissimi prodotti che giungevano dall'Asia. Il dominio spagnolo delle Filippine è molto diverso da quello olandese-inglese. Inizialmente il colonialismo inglese e olandese si basa sulla presenza di importanti basi commerciali. Questa mappa non è completamente corretta, nel senso che l'Inghilterra non ha ancora il dominio effettivo di tutta questa zona, ha delle zone commerciali e vive una pacifica convivenza con i regni delle zone dominate con i quali commercia. Dalla metà del Settecento il principale nemico diventa invece la Francia, anche la Francia comincia a interessarsi dell'Asia, vedete che conquisterà la zona dell'attuale Vietnam, Laos, cioè la penisola del Siam, si chiama questa penisola qua, entrerà in competizione con gli inglesi per i domini dei commerci con l'Asia. La guerra dei sette anni segnerà anche qui il predominio inglese, che gli inglesi lasceranno nelle mani della Compagnia delle Indie Orientali, cioè una compagnia di privati con un proprio esercito, il compito di dominare gli stati e i commerci con l'Asia e col sud-est asiatico. L'America del Sud è ancora
in questo periodo in mano sostanzialmente agli spagnoli e ai portoghesi, che a differenza degli inglesi e degli olandesi non applicano un colonialismo di tipo commerciale, l'avevamo già visto l'anno scorso, ma un colonialismo invece di possesso, un colonialismo territoriale, cioè governano direttamente i territori attraverso degli stati governati da viceré inviati dal re spagnolo e a differenza delle attività di commercio invece sfruttano le miniere, sfruttano le piantagioni, instaurano una serie di piantagioni, avevamo già visto, di monocultura tropicale da esportazione come la canna da zucchero ad esempio. Lo sterminio che avevamo già visto l'anno scorso della popolazione autoctona farà sì che questi stati avranno sempre più bisogno di schiavi per potersi permettere il mantenimento delle attività produttive. L'America del Nord invece cosa succede? La Francia aveva grandissimi possedimenti, li vedete qua, andavano da quasi la totalità del Canada, la Baia di Hudson, fino al bacino del fiume Mississippi, quindi tutta la Louisiana, mentre gli spagnoli possedevano la Florida, il Texas, le regioni meridionali del continente, e l'Inghilterra invece le famose 13 colonie sulla costa. Erano molto diversi. La Francia aveva grandi possedimenti coloniali, ma non aveva un vero e proprio popolamento delle zone. Semplicemente commerciava con gli indiani vendevano soprattutto pellicce, vendevano i loro prodotti, e la Francia li scambiava invece con prodotti che arrivavano dal continente europeo, mentre l'Inghilterra ha delle vere e proprie colonie di popolamento, cioè coloni inglesi si trasferiscono in America e iniziano a popolare la terra come se fosse la loro. Abbiamo già visto che con la guerra di successione spagnola gli inglesi strappano il dominio del commercio, del ricchissimo commercio degli schiavi, e con la guerra dei sette anni i francesi vengono cacciati dal Canada e rimangono nel continente americano dell'America del Nord solamente nel bacino della Louisiana, che poi peraltro verrà venduta all'inizio dell'Ottocento agli Stati Uniti d'America. Avete qui una definizione di colonie di popolamento, quindi quelle inglesi, colonie di sfruttamento, soprattutto quelle spagnole e in parte quelle francesi. Vediamo una piccola panoramica di come sono messi gli stati europei in questa prima metà del secolo. Fino al 1715 regna Luigi XIV, l'abbiamo già visto, 54 anni di regno. Il suo regno è segnato da una serie infinita di sconfitte militari, quasi tutte le guerre che vengono combattute dal suo discendente, appunto Luigi XV, che anche lui regnerà tantissimo, quasi 60 anni, ma soprattutto dall'incapacità per la Francia di entrare nell'era moderna come era stato per l'Inghilterra, quindi non c'è la capacità e la volontà di modificare i rapporti sociali all'interno del regno. Abbiamo da una parte una nobiltà e un clero che sono dei parassiti e dall'altra tutto il resto del popolo e della borghesia che invece lavora e paga le tasse. Quindi la Francia, segnata da spese fortissime per esercito e per il mantenimento appunto della nobiltà e del clero, attraversa una grandissima e gravissima crisi finanziaria sotto il regno di Luigi XV. La Francia resterà quindi il paese più arretrato d'Europa e non verrà neanche sfiorata dai tentativi di riforma illuminata. Entreremo con il regno di Luigi XV nell'età dell'illuminismo, nella capacità dell'uomo di ragionare per risolvere i problemi. In Francia, la storia della Francia, che poi sfocerà nella rivoluzione, sarà segnata dall'incapacità della monarchia francese di dare risposte ai ceti emergenti, cioè al nuovo ceto dominante che diventerà la borghesia. In Inghilterra invece abbiamo il contrario. Dopo la gloriosa rivoluzione abbiamo 60 anni di governo ininterrotto del partito Whigs, cioè quello che, se vi ricordate dal capitolo precedente, era il rappresentante degli interessi della borghesia commerciale, quindi viene imposta una pace interna, un lungo governo di questo partito che ovviamente fa politiche a favore del ceto mercantile che sfruttava le colonie, che sfruttava il commercio. L'Inghilterra si arricchisce moltissimo e piano piano aumenta i propri domini coloniali, come abbiamo appena visto, e trasforma sempre di più
la sua monarchia costituzionale in una monarchia parlamentare, cioè in una monarchia nella quale il ruolo del Parlamento, difensore, come abbiamo detto, degli interessi della borghesia, è sempre più importante. Ma abbiamo detto che c'è un nuovo Stato, in realtà ce ne sono due, anche se uno è uno Stato che esiste da secoli più o meno, sono la Prussia e la Russia. La Prussia ha visto affermarsi come potenza, come regno importante in Europa sotto il regno di Federico I. Il suo successore, Federico II, che regnerà per 46 anni, è uno dei più importanti re della storia, perché sotto di lui la Prussia diventa finalmente protagonista della politica europea. È quella Prussia che vedremo alla fine dell'anno diventerà l'impero germanico. Sono due i principali motivi di sviluppo della Prussia. Il primo è l'esercito. Diventa efficientissimo, armato e addestrato in modo professionale e addestrato con una disciplina durissima, la famosa disciplina prussiana. Dall'altro abbiamo la capacità di Federico II, quello che poi studieremo sotto l'illuminismo, essere uno dei principali sovrani illuminati, cioè uno dei sovrani riformisti che faranno delle grandi riforme, nella sua capacità di rendere lo Stato di Prussia uno degli stati più moderni di quest'epoca. Egli promuove alcune riforme strutturali molto importanti, ad esempio introduce il codice civile. Per la prima volta in uno Stato le leggi vengono semplificate. Stiamo uscendo finalmente dall'epoca medievale dove in ogni zona c'erano diversi tipi di leggi che a volte si contraddicevano fra loro. Il codice civile semplifica e unifica tutte le procedure civili, questo permette una maggiore capacità di sviluppo. Per la prima volta in Europa dà il via all'istruzione obbligatoria, cioè tutti i giovani prussiani dovevano ricevere un minimo di istruzione. Questa istruzione solitamente era un'istruzione legata all'appartenenza, alla fedeltà al proprio monarca, al proprio stato. Un'ultima cosa che fa importantissima, trasforma la nobiltà. Quella che in tutta Europa era una nobiltà parassitaria, incapace, diventa invece una nobiltà legata soprattutto all'esercito, una vera e propria aristocrazia militare molto capace, soprattutto fedele al re. L'ultimo stato che vediamo è la Russia. Non l'abbiamo quasi visto precedentemente la Russia, era da sempre uno sterminato impero. Ma estremamente magmatico, mai segnato da una monarchia forte e centralizzante. Nel 600, invece, sotto la guida dello zar, cioè dell'imperatore russo, la Russia diventa uno stato unitario e fortemente centralizzato nella figura dello zar. Nel 1645 muore lo zar Michele, era il fondatore della dinastia dei Romanov, che governeranno l'impero russo fino al 1917, fino alla rivoluzione russa. E l'avvento di suo figlio, che anche lui introduce una sorta di codice di leggi, l'ingresso della Russia in una situazione di, chiamiamola, staticità, ovvero con il codice del 1649 viene definita la differenziazione sociale della Russia. Saranno tre i ceti sociali russi: da una parte la nobiltà, dall'altra i mercanti e gli artigiani, dall'altra i contadini. Inoltre viene stabilito il carattere permanente della servitù della gleba, cioè un qualcosa che negli altri stati stava finendo, un qualcosa di medievale, cioè il fatto che i contadini fossero legati alla terra per tutta la vita e i loro discendenti fossero legati allo stesso pezzo di terra, diventa in questo momento per la Russia un motivo di aggregazione sociale. Il successivo zar, invece, che è il più importante, il più famoso zar di Russia, che è Pietro il Grande, cerca di portare perlomeno lo strato sociale dominante in Russia verso una modernità, verso l'accettare i caratteri della modernità europea. Da sempre la Russia era, per le sue caratteristiche fisiche e geografiche, lontana dall'Europa. Lo zar Pietro il Grande invece rompe l'isolazionismo russo. L'obiettivo suo era trasformare la Russia in un organismo soprattutto militare,
organizzato per confrontarsi con i grandi stati europei. Quindi dall'avvio alla costruzione di una marina di guerra, dall'avvio alla nascita di uno stato centrale, fa addestrare gli ufficiali in Prussia, fa addestrare gli ufficiali in Francia, di modo che la Russia abbandoni la sua arretratezza e diventi protagonista della futura storia europea. Cerca di rafforzare l'economia della Russia, grande stato ricco di materie prime, ma poco invece sviluppato sotto gli altri punti di vista, razionalizzando l'amministrazione dello Stato, rafforzando le proprie, diciamo, le proprie attività commerciali. Purtroppo Pietro il Grande fallisce in una cosa importantissima, cioè organizzare la sua successione. Quindi questi 40 anni di governo che stavano portando la Russia verso la modernità si interrompono di colpo. Tra il 1725 e il 1762 vi è una serie di guerre interne di tipo dinastico per decidere chi doveva succedere al trono, e nel 1762 sale al trono Caterina II di Russia. La vedremo successivamente, è una delle sovrane europee che cercherà di apportare delle riforme, le famose riforme illuminate dall'illuminismo che vedremo successivamente. Ma ad esempio il tentativo di abolire la servitù della gleba, quindi un retaggio del passato, fallirà come tutti gli altri tentativi di riforma della Russia, che resteranno sulla carta. Le resistenze della Russia tradizionalista porteranno anzi ad un ulteriore rafforzamento della società divisa per ceti, quindi ancora un qualcosa di medievale, che manterrà la Russia arretrata fino all'inizio del XX secolo. Avete come al solito le domande che vi aiutano a studiare in preparazione della verifica e un documento, anche in questo caso un documento sulla tratta degli schiavi, sul quale vi chiedo di riflettere, su quali principi, diciamo, le potenze europee, soprattutto l'Inghilterra, la Spagna prima e l'Inghilterra poi, hanno basato la loro ricchezza, su dei principi di sfruttamento che ancora oggi, di cui ancora oggi sentiamo le conseguenze. Buono studio a tutti!